chiedo di contenere l'intervento in un tempo massimo di 15 minuti. Un saluto a tutti i lavoratori di Piombino e un saluto ai lavoratori rappresentati qui da delegazioni di Taranto, di Terni, di Genova, di Novi Liguri. E un saluto agli studenti di Piombino che vogliono sostenere questa nostra battaglia ancora una volta. Questa è un'avvertenza nazionale. È un'avvertenza nazionale perché pone, come è stato ben detto, pone al centro della riflessione nazionale il quesito, ma gli italiani, i lavoratori italiani, di che cosa devono vivere? L'economia in generale italiana, di che cosa vuole vivere? Proprio in questi minuti arriva la notizia che per noi è conosciuta da diverso tempo, che i consumi si sono ridotti al livello del 1990 e che l'economia italiana, per effetto di una incapacità delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati, di far fronte alle esigenze che hanno, non spendono, e questo ha ricadute sulla economia in generale. Allora questo circolo vizioso va spezzato. L'industria italiana, che è la cosa che dà più da vivere agli italiani, va posta al centro della nostra battaglia, ma al centro della valutazione della classe dirigente italiana. La nostra battaglia, prima che sindacale, è culturale. C'è gente che predica in questo paese che potremmo vivere non so di che cosa. Il terziario prospera quando c'è una economia industriale potente. Più potente l'economia industriale, più potente è ogni servizio al suo sostegno, e così vale per le altre branche appunto dell'economia. Sembra aver dimenticato questo. L'Italia non ha materie prime, l'Italia non ha petrolio, eppure alcuni si comportano come se fossimo abitanti degli Emirati Arabi, che la nostra ricchezza viene da ciò che abbiamo. Noi abbiamo solo la nostra cultura di trasformatori, la cultura di persone che sanno trasformare le cose in prodotti ancora apprezzati, dico ancora apprezzati, nei mercati internazionali in un momento di grande, grandissima ristrutturazione di cosa fa ciascuno nel mondo per dar da vivere ai propri popoli. Quindi questa questione è al centro. Ecco perché CGIL, CISL e UIL con Confindustria appena 15 giorni fa ha posto tre questioni importantissime per la nostra battaglia nazionale. Tre questioni. Una è la centralità che deve avere la produzione industriale nel paese, ma per dirlo bisogna fare delle cose.
valgono anche per Piombino, per Terni, per Genova, per Taranto, per Novi Ligure, per i Sardi e per tutte le regioni italiane. L'energia, quanto costa l'energia italiana? Quanti monopoli succhiano risorse ai danni dell'industria italiana, coperti dai poteri forti italiani e dai giornali? Non si parla mai di questo problema ed è venuto il momento di far chiarezza su questo elemento e anche del carico fiscale che bisogna assegnare a un elemento così importante, essenziale per le nostre produzioni. E quale energia vogliamo produrre? Basta fare una scelta definitiva che impegna governi centrali e locali tutti una direzione. Basta con il casino tutto italiano, dove per decidere una cosa ci sono mille grilli parlanti e non si fa mai nulla. E le produzioni pagano. L'altra questione riguarda la spesa pubblica. Aveva ragione il sindaco inizialmente. Quanti soldi si spendono per inefficienze, per cose che non servono e spesse volte per ruberie? Bisogna far chiarezza sulla spesa pubblica. Ho il sospetto che alcuni ambienti politici retti da sistemi feudali hanno il feudatario che sta molto attento ai valvassori e ai valvassini che ha sotto, cioè non si modifica nulla e le tasse noi non finiremo mai di pagarle in più se non finisce questa storia. E poi le tasse, troppe tasse, al punto tale da aver inginocchiato una economia. E noi vogliamo che gli investimenti, non il cuneo fiscale, gli investimenti abbiano una riduzione della metà di tasse per spingere gli investitori a farlo e per spingere a reinvestire gli utili che si fanno nelle aziende. Questa è una questione che noi abbiamo posto al centro. E proprio in questi minuti abbiamo saputo che il presidente Letta, che doveva discutere con noi il scorso lunedì e non l'ha potuto fare per le note vicende, da cui per fortuna siamo usciti fuori, e spero che ci sia un rinnovamento radicale della politica in Italia e un rivolgimento che riguardi la classe dirigente italiana, che in larga parte è inadeguata, e arriveremo a un incontro con il presidente nelle prossime giornate e chiediamo di aprire questa discussione. E dentro questa discussione che c'è la vostra battaglia, che è la nostra battaglia, di tutto il movimento sindacale, mai come adesso, lavoratori di ogni settore, sono in grado di avere consapevolezza che se cede l'industria cedono anche i loro interessi. Non era così fino a qualche anno fa. E la siderurgia, per ciò che è stato detto, è il fulcro della nostra economia industriale. Io dico solo questo, perché questo ho il diritto e il dovere di dire.
vi siamo al fianco e questo è indubitabile. La questione dell'Alto Forno è il pilastro di questa vicenda. Se non si produce più, perderemo le commesse. Valla a ripigliarle le commesse. Già abbiamo perso diverse commesse a Taranto, a Piombino e in altre parti. Appena si perdono queste commesse, è come nella falda acquifera. Entra l'acqua del mare e non ne esce più. Quindi siano attenti. Loro, se non lavorano, e il governo nazionale deve lavorare per questo, per conquistare un rinvio della chiusura dell'Alto Forno in modo tale che l'Alto Forno possa essere ristrutturato da una parte e dall'altra possa aspettare, garantendo le commesse, l'uso di altre tecnologie come il Corex, che ci garantisce minore spreco di energia, un ambiente più pulito e tanti altri elementi che tutti quanti abbiamo ripetuto. È così semplice. Se fanno spallucce vuol dire che abbandonano la produzione dell'acciaio a Piombino, ma anche in altre parti. Noi non siamo d'accordo, saremo al vostro sostegno e nelle prossime ore a Letta glielo diremo. Parleremo a nome vostro, parleremo di Piombino, parleremo dell'acciaio, parleremo dell'industria. L'altra questione che ha posto il Presidente della Regione ci pare importante. La questione del porto. Mi sembra ovvio che non si vive solo di turismo. O i traffici commerciali e la funzione del servizio del porto all'industria toscana e di questa zona c'è, o altrimenti, dice il Presidente, il porto deve specializzarsi in relazione alla nuova normativa europea che può fare di questo porto e di altri porti luoghi per la rottamazione della flotta europea così potente, così estesa, ma anche così vetusta. Peraltro, in questo senso può essere importante non solo perché noi pensiamo in questo modo al futuro, ma questo sarebbe un segno anche nei confronti di investitori sulla vicenda d'acciaio che vedendo più vivacità economica o più interessi, magari è spinto maggiormente nel scegliere la produzione di acciaio qui come occasione per il loro investimento. Quindi il primo segno, se deve essere così, ci può essere con l'ospitare la Concordia qui a Piombino. È il luogo più vicino. So che c'è una contesa molto importante di vari porti, però è indubitabile che Piombino è il posto più vicino a dove oggi è la Concordia. Sarebbe un segno importante e noi siamo a fianco vostro su questo, perché poi le chiacchiere sono chiacchiere, sono le due o tre questioni oggi importanti che decidono anche del nostro sostegno. Uno riguarda l'Alto Forno, due riguarda la Concordia, tre riguarda una discussione col governo centrale sulla siderurgia in generale e cosa facciamo a Piombino e cosa fa il governo centrale e penso anche le istituzioni locali a partire dalla regione per concentrare gli sforzi sulle infrastrutture e tutto ciò che può far rinascere questo polo importante e essenziale per l'industria italiana. Un abbraccio a tutti, arrivederci.